Il comune non è un ufficio di collocamento, ma può creare le condizioni per generare nuovi posti di lavoro. Il candidato sindaco Angelo Antonio Angarano incontra la cittadinanza in una gremita piazza San Francesco per illustrare i 10 punti programmatici di una vera e propria svolta occupazionale nella città di Bisceglie. Dal turismo alle attività produttive, dall'industria culturale all'agricoltura. In ogni settore della vita pubblica, Angarano e i suoi candidati al Consiglio Comunale hanno studiato delle proposte che possano diventare volano per l'occupazione, in particolare quella giovanile. 5.000 nuovi posti di lavoro in 10 anni è l'obiettivo ambizioso con cui la coalizione Un Passo alla Svolta si candida a governare la città di Bisceglie. Stasera abbiamo dimostrato attraverso l'esame di questi 10 punti che la politica di Bisceglie in realtà non si è mai occupata del lavoro, del tema del lavoro. Non ha mai inteso restituire dignità e libertà ai suoi cittadini. Abbiamo dimostrato come nell'agricoltura, nella pesca, nel commercio, nell'industria, nella zona ASI, nel turismo, non ci sia mai stata una politica effettiva, una politica efficace, una visione d'insieme e di sistema per riportare attraverso tutti questi temi occupazione e lavoro in città. Noi abbiamo parlato di incentivi, quale contributo in conto tassazione locale e quindi una restituzione alle imprese che vengono ad investire a Bisceglie sulla tassazione pagata l'anno precedente. Abbiamo parlato di bonus occupazionali, sempre parametrati sulla tassazione locale. Abbiamo parlato di contributi in conto interessi per i mutui che riguardano l'ammodernamento e l'innovazione delle nuove aziende, dando priorità alle aziende giovanili, all'imprenditoria giovanile, alle start-up, alle aziende che portano innovazione. Sono solo alcune delle idee. Abbiamo dimostrato come col turismo e con la cultura si può campare e si può creare occupazione. Credo che il lavoro sia tanto da fare, ma l'impegno che abbiamo preso stasera, utilizzando anche le parole del sindaco Paternostro, sia un impegno davvero bello. Angarano ha da poco terminato un lungo tour per i quartieri della città, raccogliendo istanze e suggerimenti che confluiranno nel programma di governo della sua coalizione. Abbiamo conosciuto e abbiamo parlato con tantissima gente e il sentimento di partecipazione ha prevalso sulle lamentele, sulla paura, sull'ansia, su una considerazione negativa della politica. Siamo riusciti di nuovo a riappassionare la gente alla politica e credo che questo sia un buon viatico per chiunque voglia fare il sindaco di questa città.